Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, anche oggi abbiamo tutte le news delle ultime 24 ore di Fortnite e sono news incredibili. Nel video di oggi parleremo del Worm. Che cavolo è il Worm? È la connessione che sembra essere stata trovata tra la mappa del capitolo 1 e quella del capitolo 2 con il Nexus War. Incredibile. Ancora degli aggiornamenti per quanto riguarda il Fortnite Merch e tanti, tanti leaks. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator Xuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno, mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è un argomento davvero importantissimo per tutti noi giocatori di Fortnite, nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la patch, o meglio le patch che sono già pronte nei file di gioco. La 14.30 è quella che ci aspettiamo questa settimana. Oggi purtroppo non è arrivata, questo video è registrato prima ovviamente della mattina del giorno 7 ottobre. Abbiamo però già nei server la patch 14.40 e da ieri la patch 14.50, quindi è veramente un po' strano quello che sta facendo Epic Games in questo periodo, perché non capiamo come mai, avendo già gli aggiornamenti pronti, parlo già di patch che sono state testate e sono pronte al lancio, quindi già completamente controllate, perché Epic Games non li stia rilasciando. Forse vogliono un attimo prolungare prima di arrivare alla fine della season, che è ancora programmata per il 30 novembre, quindi non dovrebbero esserci assolutamente dei delay. Insomma, staremo a vedere, sappiamo che tutto è pronto, non vediamo l'ora di vedere quando. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché sappiamo in realtà che ci sono tantissimi bug che verranno fissati con la patch 14.30. Li abbiamo in creativa, li abbiamo in Save the World, li abbiamo nel Battle Royale, ce ne sono alcuni che sono più importanti. Io mi riferisco in questo momento al Battle Royale, ad esempio Placing a Map Marker Cancels Movement. Questo è il più importante da fare. Succede a tutti che quando metti, se apri la mappa, il ping ti blocca i movimenti del giocatore. È fastidiosissimo, oltre che essere molto molto scomodo, ed è oramai già due patch che stanno portando avanti questo problema. Speriamo che venga fissato realmente. Abbiamo anche problemi per quanto riguarda invece la modalità rissa squadre. Nel Battle Royale, lo sapete anche voi, quando tu muori la prima volta, le armi che hai raccolto, se le hai ordinate nella partita prima di morire, ti vengono di nuovo rimescolate e messe in ordine in base a quando le hai raccolte. Un'altra cosa veramente scomodissima. Poi problemi anche per quanto riguarda Salva al Mondo, dove ci sono dei crash durante le Endurance che sono molto fastidiosi, e problemi con alcuni perk e alcune abilità degli eroi. Quindi ragazzi, tanta roba verrà fissata, tanta roba in programma da fissare. Speriamo fissino tutto il prima possibile. Andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché sbam! Questa è una delle cose che vi avevo scritto nel titolo. Che cosa vuol dire quello che state vedendo? Che da qualche ora molti giocatori, non tutti, molti giocatori hanno lo stile OG della Ghoul Trooper, però ce l'hanno bloccato. Che cosa vuol dire? Che non è normale che possano vedere nel loro inventario lo stile OG della Ghoul Trooper, non avendola acquistata la prima volta nell'inverno del 2017. In realtà potrebbe essere un passo avanti per sostenere l'argomento di cui tutti stanno parlando oramai da un paio di settimane a questa parte, ovvero sia la possibilità di dare a tutti gli stili OG delle skin che ancora sono
disponibili solamente per chi le ha prese la prima volta. Abbiamo anche un'immagine davvero molto interessante, come vedete nei file di gioco, che ci fa vedere come ufficialmente non dovrebbe essere visto lo stile se hai acquistato la skin della Ghoul Trooper la seconda volta che è uscita o l'anno scorso durante il Fortnightmares. Questo appunto avvalora nuovamente questa tesi, come viene anche detto da uno dei grandi leakers: all OG Fortnite skins will be available to purchase in the item shop soon. Quindi tutte le varianti OG delle skin saranno disponibili molto presto nello shop per essere acquistate. Potrebbe anche essere una mossa di marketing di Epic Games, che abbia deciso appunto di lasciare a tutti la possibilità di avere tutti gli stili, anche per evitare ovviamente il solito problema della compravendita di account, che hanno veramente prezzi folli, nonché essere una cosa illegale. Insomma, staremo a vedere se tutti otterremo gli stili OG di alcune skin. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché sempre parlando di Halloween abbiamo la conferma del ritorno del bus a tema Halloween, quindi lo vediamo qua sempre nei file di gioco, e per chi non se lo ricordasse abbiamo una bellissima immagine di una delle varianti a parer mio più belle dell'autobus della battaglia. Sopra ci sono le lanterne, le zucche con dentro le candele, e anche tutto il pallone è molto spooky, come si dice, no? Quindi molto tetro, molto a tema. Anche qua, ragazzi, vi ricordo che ci sono delle immagini che stanno girando oramai da un paio di settimane che confermerebbero il ritorno di tantissime skin a tema di Halloween, tra cui anche il set completo appunto della Ghoul Trooper e dello Skull Trooper. Ma andiamo a parlare dell'ultimo argomento di oggi, quello più importante, sba-da-bam, The Wormhole Connection. Allora, ci sono delle informazioni e delle speculazioni ovviamente molto interessanti per quanto riguarda la possibilità reale e concreta di avere nella prossima season o nel futuro di Fortnite la possibilità di giocare su due mappe diverse. Guardiamo un attimo quello che disse Donald Mustard in un suo post. It's all connected. Pay attention, quindi è tutto connesso, state molto attenti. Se ci spostiamo nell'immagine di fianco, dove c'è la lavagna con il progetto di Tony che va a modificare il bus battaglia, si vede anche il Nexus, quindi il buco nero, chiamatelo un po' come vi pare, e se andiamo, ragazzi, sotto nell'ultima immagine a vedere, potrebbe essere vera l'ipotesi che Tony stia preparando l'autobus della battaglia per connettere due mondi in un unico solo. Quindi i due mondi potrebbero tranquillamente essere la mappa del capitolo 1 e la mappa del capitolo 2. È una speculazione da prendere ovviamente con le pinze, però molti degli elementi sono connessi tra di loro e la teoria potrebbe essere giusta. Non appena saprò qualcosa, ovviamente, lo saprete anche voi. Insomma, ragazzi, anche per oggi io tutte le news ve le ho dette. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate alle 8 in live su Twitch. Ciao! Dove caspita è?